è bella già da un punto di vista meteorologico. Sì. Noi qua complimenti, perché è veramente un investimento così importante. Che abbiamo il titolare, giusto? Sì, uno dei titolari. Uno dei titolari, Fabio Mattei. Sì. C'è anche il sindaco, tutto contento oggi di vedere tutta questa. Contentissimo, perché sono imprenditori che investono sul territorio e creano anche occupazione. E infatti, volevamo sapere, questa di solito questa è la prima domanda che facciamo. Prego. A tutti quelli che aprono: quante persone vengono diciamo, assunte? A oggi abbiamo 9 persone assunte, contiamo di assumerne almeno altre 4-5 nel breve tempo, di arrivare a una quindicina abbastanza in fretta. E so che avete altri filiali, giusto? Oltre a questa? Sì, sì, questa è la seconda filiale sul Veneto che apriamo. E un'altra filiale ce l'abbiamo da anni a Rovigo. Poi noi siamo di origine ferrarese, quindi abbiamo diverse filiali nel Ferrarese e in Romagna. Il resto. Questa è la 16ª filiale. Ma scusa, come mai Chioggia? Cosa vi aspetto a aprire? Non siamo contenti? No, opportunità. Il nostro magazzino più vicino a questo è a Mesola sulla Romea. Avevamo un paio di clienti importanti che operavano già su Chioggia. Venendo a servirli ci siamo accorti che la zona era, a nostro modo di vedere, abbastanza scoperta. Oppure, mi correggo, i clienti, i fornitori ci sono per tutti, tutto rispetto per la nostra concorrenza, per i nostri colleghi. Però credevamo mancasse un punto vendita strutturato come il nostro, dove la clientela può arrivare e trovare davvero di tutto, dalla ferramenta all'edilizia, dalla sala mostra alla tintometria, tutto, fino agli infissi. Ci dice un attimo il vostro core business, cosa è difficile da dire oggi, perché noi partiamo come magazzino per edilizia, continuiamo a essere dei venditori di mattoni e calce, banalmente. Però negli anni abbiamo ampliato tanto, quindi oggi c'è grosso risalto per le sale mostre, quindi ceramica, gli infissi, porte, finestre, la tintometria, il cartongesso, il costruire secco, un po' tutto quello, lei prova a immaginarsi tutto quello che può subire in una casa e lo può trovare da noi. Beh, vediamo insomma, sì? Si vede che c'è anche solo questa sala già. Beh, è un bel biglietto da visita. Sì, grazie. Mauro, cosa dici? Bene, ovviamente non sono del settore, non è il mio lavoro, ma comunque ovviamente fa sempre piacere sapere che il nostro territorio è anche apprezzato e appetibile da imprenditori che arrivano anche da fuori città e comunque creano qualità dei servizi e comunque anche l'occupazione, che noi sta ovviamente a cuore. Ecco, quindi veramente grazie. Auguro buon lavoro. Grazie al mille. Signor Mattei, a tutto il suo staff, tutta la sua struttura, con la speranza insomma che possa fare anche quelle altre 4-5 assunzioni, sì, di cui ovviamente vuol dire che funziona tutto. E vuol dire che i nostri concittadini troveranno anche da lavorare. Ma sembra che ultimamente ormai c'è questo trend di persone che vengono a investire nella città, che è abbastanza importante e rilevante, perché oltre alle imprese, anche a case e abitazioni. Sentivo ieri il Gianni Moretto che parlava della nuova struttura, quella fatta in Piazza dell'Europa, sì, via vicino al supermercato, che addirittura su 7 appartamenti 5 sono già venduti, tutte gente di fuori. Ecco, ma io ho conosciuto durante questi primi 2 anni tantissime persone che hanno comperato un appartamento qui nella nostra città, che poi vengono a trascorrere o il Capodanno o anche l'estate, gente di Bolzano, gente di Verona, francesi, svizzeri, austriaci, quindi ripeto, va bene così, va molto bene, e poi portano anche idee nuove per la nostra città. E quindi, ripeto, è tutta una cosa positiva per noi. Complimenti. E quindi, grazie. Visto che c'è tutto questo sviluppo, sembra che i presupposti poi sono buoni anche per la vostra attività. Da 2 anni l'area locale, politicamente parlando, è cambiata, no? Quindi c'è positività e quindi attrattività nella città.